Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Buona domenica a tutti. Abbiamo ascoltato il Vangelo della quarta domenica del tempo ordinario. Siamo al capitolo quinto di San Matteo, è l'inizio del grande discorso, il discorso programmatico di Gesù, il messaggio per tutti quelli che vogliono essere Suoi discepoli. E proprio all'inizio del discorso della montagna, in cui Gesù dichiara la Sua autorevolezza, Matteo dice che sta sulla montagna, salì sulla montagna, segno della vicinanza con Dio, con il Padre, e si sedette, segno dell'autorità. Egli insegna, un tempo dicevamo ex cattedra, quando il Papa diceva dava i grandi insegnamenti, quando devi dire dogma di fede, definire dogma di fede. Ed egli cosa fa? Annuncia le beatitudini, che sono il cuore della buona notizia, della bella notizia, e danno la linea di tutto il discorso che farà dopo e di tutta la vita cristiana, perché la vita cristiana, se manca la gioia, non ha significato. Un cristiano triste, diceva uno scrittore sacro, è un cristiano tristo. Tristo vuol dire che non è buono, è malvagio invece di essere cristiano. Le chiamiamo beatitudini e in Matteo sono tutte in positivo, anche quelle che non ci piacciono. Ma allora, perché dici che Matteo, che le beatitudini sono sempre gioia? Le beatitudini sono sempre gioia, anche quando facciamo il paragone con Luca. Perché i guai di Luca non sono guai a chi non fa questo, ma mi dispiace per voi. Non sapete cosa perdete quando voi rifiutate la felicità. Non è una maledizione, ma un riconoscimento che dobbiamo fare nel nostro cuore. E le beatitudini che segnano il desiderio profondo di ogni uomo, quello, il desiderio della felicità, che tutti cerchiamo in tutti i modi e spesso nel modo peggiore. Cerchiamo la felicità perché la cerchiamo al di fuori di noi, la cerchiamo nell'effimero. Qui Gesù ce la fa venire dentro di noi, perché il nostro tesoro deve essere nel nostro cuore. Non lo dobbiamo andare a cercare col lanternino di Diogene in tutte le parti dell'universo,
ma noi portiamo in noi stessi il più grande tesoro, perché l'origine delle beatitudini è una persona, si chiama Gesù Cristo. Se noi portiamo nei nostri cuori Gesù Cristo, non possiamo mai essere tristi. E le beatitudini cominciano con beati i poveri in spirito. Perché le mette al primo posto? Perché in fondo contempla tutte le altre. Perché per poter accogliere Dio bisogna svuotare tutto quello che c'è, che non permette la presenza di Dio, che offusca la sua presenza. Non possiamo mettere nel salottino bello dei mobili rovinati quando abbiamo i mobili scelti, antichi, sistemati bene, e che ci mettiamo le buste dell'immondizia. Ma che scherziamo? Beati i poveri vuol dire leva via tutto quello che impedisce Dio. Beati i poveri in spirito, non di spirito, non beati i poveracci che così sono quasi obbligati ad essere poveri. La povertà è una scelta, è un dono, è una missione. Non per niente i religiosi e anche i preti fanno il voto di povertà, perché la povertà permette di avere il cuore, le mani, gli occhi liberi da tutti. Per che cosa? Per essere come Gesù, che è povero. Povero per arricchire tutti noi. Ha svuotato la sua persona per arricchire noi. E se noi guardiamo bene, abbiamo letto nei giorni passati la storia di Gesù, l'inizio. Quasi restiamo scandalizzati, ma come mai? Il Re del cielo e della terra, il Signore dell'universo, dove nasce? In mezzo agli animali, in una grotta, in una stalla. E dove viene messo? In una mangiatoia. Per farci capire che non è la povertà materiale che rende misero il cuore dell'uomo, ma è quando noi non abbiamo nulla nel nostro cuore da dare agli altri, nulla, quando abbiamo il nostro cuore incombro dei nostri vizi, dei nostri difetti. La povertà beata sta ad indicare la fisionomia del discepolo, del vero discepolo. Noi ai nostri preti, ai nostri religiosi, perdoniamo tutto, ma non perdoniamo quando si arricchiscono, quando ostentano la loro ricchezza. E abbiamo ragione, perché quando io facevo il noviziato mi si diceva questo: se vogliamo sapere se un religioso vive bene i tre voti, guardiamo se vive la povertà. Ma è una povertà di distacco, non una povertà perché sono capitato così, è una scelta di vita, di imitare Cristo che è povero, che è obbediente, che è casto. E legato a questa, alla povertà, ci sono tutti gli altri segni della beatitudine. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. C'è uno che dà consolazione, sempre lo stesso. Non siamo noi a consolare, ma è il Dio, è il Padre che consola chi è nel pianto. È Lui l'artefice di questo. Beati i miti, avranno in eredità la terra. Ma chi li rende padroni della terra? Cioè, essendo liberi, possono andare dove vogliono.
non hanno problemi a muoversi. Ecco perché gli ebrei, i profeti, pensavano a popolo come quello delle origini, popolo di nomadi, di pastori. E Gesù dice che egli è il buon pastore. Tutte le beatitudini possiamo riferirle alla povertà. Vedo che il tempo sta sfuggendo via, che siamo abbastanza avanti. Beati i poveri perché è Dio che riempirà il loro cuore, ma beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, quelli che cercano non la giustizia con la spada o con le bombe, cercano la giustizia nel senso della Bibbia, la santità, la giustificazione, ma cercano la giustizia anche del fratello, la giustizia del fratello che li opprime, che fa male, perché le guerre non si vincono con le bombe. Le guerre si vincono se alla fine ci si ritrova come fratelli e si può star davvero in pace, perché è Dio che dà la giustizia, che fa la giustizia quando guardiamo all'altro senza odio, senza rancori. E chiediamo al Signore che la nostra vita sia tutta modellata sulle beatitudini che abbiamo ascoltato, e io invito ognuno di voi a prenderle in mano per dire: Signore, che cosa mi dici tu con questa beatitudine? E io che quale beatitudine sto vivendo? Forse quella le ultime, quella della sofferenza, quella di essere maledetto dagli altri, di essere offeso, non è una maledizione. Beati a te, perché tu diventi simile al Signore. E in quel modo realizzi due beatitudini che subito dopo ci sono e non sono messe come beatitudine. Beato te, quando sei luce dei tuoi fratelli. Beato te, quando sei sale, dai sapore alla tua vita e dai sapore alla vita dei tuoi fratelli. Preghiamo. O Dio, che hai promesso ai poveri, agli umili, la gioia del tuo regno, dona alla tua Chiesa di seguire con fiducia il suo Maestro e Signore sulla via delle beatitudini evangeliche. Amen.